Siamo con Mattia Di Caro della Pop Inzago 2017 Ose. Oggi una brutta sconfitta per 7-3 su un campo difficile sotto la pioggia. Come hai visto la partita dal campo, cosa non è andato? Ma dire cosa non è andato forse sarebbe più facile dire che cosa è andato, cioè niente, perché siamo una squadra di 16 persone, ci siamo presentati qua in 7 con un ragazzo che aveva male al ginocchio, un ragazzo che non veniva da novembre, io ho giocato in porta e non sono un portiere. Quest'anno è stata una cosa quasi scandalosa, c'è stata talmente poca serietà che ormai noi veniamo alle partite senza neanche più le pretese, ormai siamo crollati quasi psicologicamente, infatti si è visto in campo perché loro andavano a mille in più. Come hai detto tu, oggi eravate in 8-7 più solamente un cambio, cosa deve ritrovare questo gruppo, come può ricompattarsi in vista di questo finale di campionato? Probabilmente, scusa la polemica, ma gente più seria, semplicemente. Perché tolte le persone che c'erano però alla fine oggi e un paio ancora che oggi per motivi di lavoro non ci sono, c'è stata molta poca serietà, sinceramente non mi è piaciuta come cosa quest'anno. Fermi a 23 punti, siete quasi retrocessi. Cosa dovete fare da qui alla fine del campionato per concludere in maniera comunque onorevole questa stagione? Ma ormai noi ragazzi, che ormai quelli che siamo, ormai logicamente porteremo a termine il campionato e ovviamente cercheremo di mettercela tutta ogni partita in modo tale da comunque onorare anche, forse rispettare gli avversari e soprattutto rispettare i propri compagni di squadra che quest'anno sono fatti il mazzo per questo gruppo, perché comunque va detto che in questa squadra ci sono persone d'oro a cui veramente tengo molto e sono stati veramente il massimo, altri un po' meno, ma fa niente. Grazie mille per le tue parole, in bocca al lupo per la fine di questo campionato. Grazie.